volta che parlo io multe, squalifiche, questo e quell'altro. E lui dovrebbe essere squalificato a vita. Se ieri lei è stato inibito per 45 giorni, mentre il provvedimento per Preziosi e gli altri può aspettare. No, ma a parte Preziosi e gli altri, ma lui, tutto quello che sta facendo lui, che sta spendendo i soldi pubblici con 100 cause che sta facendo, con decine di avvocati, consigli federali che convoca un giorno sì e l'altro pure, che vengono da tutta Italia 29 consiglieri federali, aerei, alberghi, macchine, chi le paga? Le paghiamo noi, non lui, perché non sono soldi suoi, lui li spende, li butta, e il calcio va a rotoli, capito qual è il discorso? Saltano i calendari sicuramente, sempre per colpa sua. Ma perché tutti i presidenti della Serie B sono contro Cararo e non succede niente? Cellino c'ha una causa adesso con Cararo, tutti contro Cararo e rimane al proprio posto. Ma Cararo come... è protetto dai potenti. Ecco, dall'alto. Però lei c'ha il presidente Bush, Non fa parte della Costituzione italiana, quindi. Capito? È una cosa incredibile. Insanabili, quando è stato sindaco di Roma, quando è stato ministro dello sport, quando adesso è segretario, è presidente della federazione. Vi rendete conto che un presidente di federazione sta in due banche? In due banche e qui non ci viene mai. Ma noi da chi siamo rappresentati che abbiamo votato lui? Da chi siamo rappresentati? Dai soliti rapieti? E per finire ha preso un'altra presidenza in Sardegna. Povera bestiola, così almeno sta meglio. Va pure a male. Grazie.